Bentornati persone e personi, buonasera a tutti da Max Nova, buonasera anche se state vedendo questo video di mattina, di pomeriggio, nell'arco della giornata insomma, non me ne frega una beata, niente, in questa evopoli notturna userò il buio per condurre un'offensiva sorpresa, per nulla programmata, no no, contro la sede operativa del Team Galassia, per poi culminare con un evento clou, ovvero... Oh, buono furto! Vabbè. Ovvero il backtracking in una nota residenza abbandonata a due passi da qui, per prendere qualcosa che non ha valore, qualcosa di incalcolabile, ovvero un bello scago in HD remastered. Oi oi. Allora, torniamo a noi, cavolate a parte. Non c'è nulla. Chi deve intendere ha capito. Bene, allora. Devo assolutamente lasciare questo posto perché, beh, sinceramente mi fa un po' schifo il Team Galassia durante i primi scontri. Sono scrausi a schifo, odiosi, scienziati wannabe, almeno per ora, poi prima non so, lo vedremo, lo scopriremo il prima del Team Galassia, anzi della squadra Galassia si chiamava così, lo vedremo poi in Legend Arceus quando uscirà. Due cose sono certe, è che, cioè che nei sotterranei dopo l'ottenimento della medaglia non è cambiato nulla, quindi o ho sbagliato qualcosa io e non dovevo esplorare tutto, oppure ho capito male io e il contenuto delle stanze non cambia. Poi magari studio qualcosa e aggiornerò. Turbine? No, non lo voglio. Perché hanno un glamiao? Vabbè, non è strano in realtà, però... Allora, facciamo così. Confusione, ruotafuoco, tutto su Cascoon, che se non basta il ruotafuoco... Oh! Te la sei cercata? Te la sei cercata? Ah, però... Non c'è che dire. No, 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 no. Io lo odio il veleno. Allora, facciamo così. Uno. E vediamo se ruota fuoco tira giù la miao. A posto, perfetto. Una cosa purtroppo però è sicura. Niente Rotom perché ricordo bene che in Diamante e Perla, a differenza di Platino, Rotom è post game. Sì, è un evento post game. Quindi... Oh, ma lo sguardo, questo mi serve. Dispetto, via, non serve a niente. E quindi è un vero peccato. Tra l'altro spero che non abbiano mantenuto Rotom esattamente come era in quarta generazione, ma penso proprio di no. Per chi non lo sapesse, quando tu facevi cambiare la forma Rotom non cambiava tipo, rimaneva sempre elettro spettro qualunque forma avesse. Tristezza. Li devo sfidare tutti? Ok, no. Ah, forse non ne devo sfidare proprio nessuno.
Ah no, ok, quindi è qualcuno sì, qualcuno no. Dovrei anche cercare di prendermi off camera il prima possibile, se posso già, lo strumento evolutivo che sarebbe la neropietra per Echidna, perché sì, overlivellato quanto volete, ma non fa molto. Intanto qua adesso il veleno si mette a macinare. Oi oi oi. Volevo tenermi gli antidoti. Anche perché in cima a questa palazzina mi aspetta un altro trauma degli speedrunner. No, magari trauma no, però insomma può mettere abbastanza in difficoltà. Ok, via. Tu. Ah! Mi sta morendo un analogico, malissimo. Ah, ma brava! Un silicone rubato, cioè, letteralmente a due passi dalla palazzina qui fuori. C'è la gente che difende il Team Galassia. E no, ma sono bravi, sono scienziati, fanno le ricerche. E questa tranquilla. Oh, guarda cosa ho rubato, ma. Vorrei fare una citazione famosa, ovvero siamo arrivati. No. Ah, vediamo se a schermo c'è qualcosa di interessante. Nada. Sto pensando se fare una sostituzione tattica. No. Vedo per quanto riesce a resistere Kidna. Molto poco, ecco per quanto resiste. Gentilmente tirami giù quel varm. Oh. Ormai c'è il veleno che toglie come se fosse tossina. Almeno sono più veloce. Dimmi che hai uno Zubat, per favore. Sì. Ma siamo orso anche no. Ma io avrei preso delle mille bave, ma non ricordavo che Misdreavus fosse così tanto veloce. Silcoon. Cambio. Via. Vapor. E tanti saluti. Questo basta e avanza. Ora manca il collega di dietro. E forse finalmente siamo arrivati. Ah no, ok. Però quello scienziato è un allenatore.
Forse posso finalmente usare Saglio perché ha un Rotom. No, c'è un Porygon, un Porygon. Hai un Porygon? Dovrebbe avere un Porygon. Ah, vabbè. Meglio così. C'è un attacco fisico? Sì, però fa schifo. Allora. Mi sa tanto che ho fatto la mossa sbagliata. Guarda, quasi quasi sarebbe meglio che mi colpissi da solo. Magnifico, perfetto. Perfetto. Ma guarda che roba, sono costretto a ripiegare. Ancora una volta va pure la scelta più indicata. Però se comincia a spammare psicoraggi non stop può diventare un problema. Tra l'altro aspetta un attimo, com'è possibile che qualcosa abbia... Vabbè, alla difesa di carta, ma psicoraggio il 15? Ah, vabbè che tanto per quello che c'è fra un po'. Qua bisogna usare Jack proprio cattivo. Siamo arrivati? Sì, sì che siamo arrivati. Giovia. Questa simpatica comandante del Team Galassia ha uno Skantank che... Al 20, per carità, solo al 20. Però c'ha notte esperta. E critta come un dannato. Diciamo che non è la cosa migliore da trovarci contro. Gentilmente Jack tira giù qualcosa veloce che... Poi tra l'altro quello Zubat ha tossina, quindi quello ce l'ha per davvero. Ma però usa super suono. Meglio così. Cosa vuoi fare? Andare KO, mi va benissimo. Eccolo. Questo è forte. Vabbè, bene, Gas. Poco mi importa. Adesso magari gli hanno cambiato le mosse, c'ha veleno shot e bang one shot. Ma spero di no. Tra l'altro ragionavo sul fatto che posso usare solo bolla raggio perché quel coso ha... Cosa? Cioè, mi vai a mettere Snarl su uno... E vabbè, sì, la bacca, ok. Va bene. Però non lo posso toccare con mosse fisiche, altrimenti parte l'abilità scoppio. E grazie mille, arrivederci. Allora, io eventualmente un ferratigli lo provo, ma... questo è parecchio fastidioso. Parecchio, parecchio fastidioso. Allora, cambio. Anche pensaci tu, anche perché inseguimento non dovrebbe più esistere. Ok, non ce l'ha. E poi sì, ok, in ottava gen hanno tolto completamente la mossa inseguimento, non esiste più, però... E vabbè, poi sì, un'altra... Anche una fettina di... una fettina panata. Dicevo, hanno tolto mosse, ma a un certo punto arriverò poi anche alla rovina di Flaminia. Voglio vedere cosa hanno gli unknown, perché non c'è più introporta.
o l'hanno rimessa e per qualche motivo non me l'hanno ancora fatta vedere. No! Ah! Ecco, io ero soprappensiero, l'avevo detto che ce l'aveva. L'avevo detto. No, 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 assolutamente. Bullo su Jack, inutile come... No. Perfetto, è finita qui. Lui dovrebbe essere quello del negozio di bici, sì. Era l'unica persona qua dentro che non era del team. E finalmente la bici. Prima però farei così. Allora, io non passo nemmeno dal centro Pokémon per salvare un po' di tempo. Perché tanto... Per dove devo andare? Allora, intanto ho liberato la shortcut che non è male. Qui dovrebbe esserci qualcosa. Non degli allenatori? Da quello che ricordo non ce ne sono. E invece ce n'è. Vabbè, bacche. Allora, intanto che ci sono, sconfiggo anche l'allenatrice. Tanto è una profumina, ci penso con Kisse. O Kisse o Vapor. Beh, meglio Vapor. Anzi no, facciamo che voglio un po' di screen time per tutti. Dicevo, siccome... Ah, non è un'allenatrice? Oh! Beh, meglio così. Qui ci sono strumenti, sì, ricordavo bene. Sono la Lia. Buona, buona. L'argento polvere! No, aspetta. Qual è l'argempolvere? Quella degli insetti? Dove stanno quelle cose? Qua? Sì. Sì, è quella dei... Sì, per le mosse con le otro. Ok. Ok, I guess. E siamo arrivati all'inizio del percorso... Anzi, alla fine del percorso 205. Quindi direi che si torna su. E si va a concludere con stile. E infine ci siamo. Qui chiaramente vado di repellenti come se non ci fosse un domani. È per questo che li ho comprati. No, non è vero. Sì, il problema è dove li ho messi? Devo sempre sbagliare tasca. Non mi ci trovo molto bene con la disposizione dello zaino. Allora, le cose importanti sono tutte qua. Vabbè, l'etere, benvenga. E la lastra di Arceus. Ok. Vediamo se è tutto come prima. Si può interagire con gli oggetti? Mi ricordo che c'era qualcosa con cui... Ah, sì, la statua. Allora, qua dentro. Ok, è questa stanza. Qui forse c'era qualcosa.
Purtroppo senza ricerca strumenti non so quanta roba riesco a trovare. Comunque magari verso la fine una lotta contro un selvatico la faccio perché voglio vedere lo sfondo di battaglia dell'antico Chateau. Ah, ma ci sono gli strumenti. Il problema è vatti a ricordare dove sono. Qui c'è qualcosa da leggere? No, niente. Allora, vediamo se è tutto come una volta. No. Non lo fa più? Oh! Salve. Sparito. Nice! Beh, se c'è lui, allora al piano di sopra c'è anche l'altro. Ah, in teoria in questa pila di scartoffie ci dovevano essere le istruzioni di Rotom. O forse mi ricordo male. Erano in una delle librerie. Mi ricordo mi piaceva perché tipo il manuale di Rotom era tipo mancavano le parole. Tipo era scritto in modo molto creepy, come per dire una roba aiut, entra dentro gli oggetti, una roba così. Tutto tagliato. O forse ricordo male un'altra volta. Forse era nella. No. Mi sto confondendo con una certa parte di Bianco Nero 2. Ok, non c'è nient'altro. Sì, grazie. Allora. Un'altra lastra. Questa non me la ricordavo. Però sostanzialmente è anche la più facile da trovare visto dove si trova. Sicuramente non la manchi. Qui ci sono delle sedie, dei puff. Niente. Nulla di importante, via. Qui c'è. Vabbè, lo sappiamo. Solo che purtroppo non si può fare niente. Oh, bello il quadro con gli occhi. Qui si può dormire? Mi piacerebbe fare un tentativo per vedere l'effetto che fa. Tra l'altro quel quadro per vedere che effetto fa farsi mangiare i sogni dall'amichetto nel cuo. Oh, salve! Ehi là! Proprio al primo passaggio. Non c'è che dire, dai. Comunque, l'amichetto lì sopra dovrebbe essere un Gengar, perché in questa stanza qui, con la modalità dual slot nel DS, usciva Gengar. Solo in questa stanza. Allora, prendo quell'oggetto. Ah, buona. Molto buona. Però penso che andarsi a sprecare adesso sostituto. Non ha molto senso. Allora, proviamo a vedere se trovo qualcosa di. No!
E botte. Vediamo se c'è qualcuno. C'è qualche fantasma che vuole fare a botte con me? Ci sono solo dei ghastly, ok. Nada. Non penso che ci sia Gengar qua dentro, assolutamente. Bello lo sfondo di lotta. C'è un po' troppa luce, cioè sembra che sia quasi giorno, ma boh, poco male. Molto bello l'interno, cioè lo stage dello Chateau. Quindi, facciamo così. Mi sembra di aver sentito uno strano suono, ma chi se ne frega. Allora, da questo posto per nulla, come posso dire, per nulla disturbante, vi saluto tutti e al prossimo episodio. Bye bye!